Ho fatto shopping anche di vestiti perché sapete, io compro solo trucchi ormai, poi devo vestirmi con i miei trucchi e non mi coprono. Ciao, sono Ambra e benvenuti in questo nuovo video. Intanto voglio un pollice in su perché sono riusciti a farmi sborsare qualcosa per comprare dei vestiti. Se siete affezionati al canale, mi conoscete, sapete che mi pesa comprare i vestiti, ma ultimamente stavo esagerando, diciamo che era davvero tanto che non compravo qualcosa. Ho preso qualche capo e oggi sono qua con voi per ritornare un attimo sul canale e rilassarmi con voi, ma soprattutto per sapere anche la vostra opinione sui miei acquisti. Allora, direi che la mia tircheria non aiuta. C'è da spendere centinaia di euro in trucchi, sono pronta. Coi vestiti mi pesa. Io mi vestirei veramente sempre con le solite cose, magari più economiche possibili, poi spenderei cifre folli per borse e scarpe, ma lì siamo su un altro pianeta. Dalle scarpe direi di partire e voglio assolutamente il vostro parere su questo stivaletto texano. Allora, io adoro i texani perché mi ricordano la mia gioventù, quando a 18 anni andavano tanto di moda e li abbinavo dei vestitini estivi per andarci alle sagre d'estate. Ebbene sì, mi ricordano la mia gioventù, quindi li amo. Non tutti i texani mi piacciono. Questi che ho scelto, oltre a essere molto comodi, sono anche carucci. Il brand è questo, non so se lo conoscete, Divine Follia, un brand made in Italy. E questi sono gli stivaletti, eccoli qua, spero vi piacciono. C'era anche la variante bianca. Questi sono stivaletti texani che mi sono piaciuti perché hanno un bel tacco, è già bello alto, ma è molto comodo essendo in legno largo. Sono a punta, ma non esageratamente a punta, e insomma il modello mi piaceva. Avendo indossato, poi il gambale andrà a scendere, ad ammorbidirsi sempre di più, quindi avete uno stivaletto che può essere plasmato in base ai vostri gusti. Tirato un pochino più su, ho lasciato morbido, ho fatto scendere addirittura la caviglia. Mi piacciono molto, hanno questo stile country che si adatta bene al mio mood. Sono riusciti a catalizzare la mia attenzione questi stivaletti, eccoli qua a casa con me. Vestiti, il mio mood nei vestiti è l'essenziale, ma non troppo. E poi ogni tanto mi parte la vena e compro cose che non metterò mai. Questo un po' tutte le donne lo fanno, diciamolo. E parto quindi dal pantalone che sto indossando in questo momento, che è stato comprato al mercato alla modica cifra di 12 euro. È comodissimo, molto diversi dal pantalone che utilizzo di solito io. Diciamo che non amo il risvolto alla caviglia, non amo neanche pantaloni di questo tipo. Io vado di jeans o scopro le gambe in estate. Hanno uno stile un pochino più differente da quello che sono solita indossare io, ma sono molto comodi, sono anche abbastanza freschi e non mi dispiacciono esteticamente. Possono essere davvero carini da utilizzare tutti i giorni con un sandaletto, con una sneakers. Poi, tempo addietro avevo preso questa maglietta che mi vedete indossata nel video di Cappuccetto Rosso, la simbologia della fiaba di Cappuccetto Rosso e il lupo cattivo. Questa è una manica lunga, quindi una di quelle magliette che andava bene fino a qualche giorno fa, perché o di sera ancora, perché qua non è ancora scoppiato il caldo e a questo punto non lo voglio nemmeno più che stia dove vuole stare. Una maglia che mi ha colpito perché ricorda il cuoio, il colore è particolare, sembra quasi proprio una maglietta realizzata in cuoio, aderente, arricciata sul seno, maniche leggermente a sbuffo, molto bella indossata perché è un capo particolare. E sapete la cosa più bella di questa magliettina, che secondo me, oltre a essere strana, diversa dalle altre e anche molto comoda, sapete la cosa che me la fa amare di più? Che l'ho pagata solo 5 euro. E questa maglietta la trovate in un altro negozio dove sempre a 5 euro, 5 euros, raga, avete capito bene. C'era anche questa camicetta, prende lo stesso All Seams Collection, mai sentito prima, vi ripeto, l'ho pagata veramente poco. Questa è una camicetta semi trasparente, nera, molto formale, molto da lavoro, definiamola così. Maniche lunghe, maniche leggermente a sbuffo anch'essa, vedete la ricciatura sulla spallina. Camicetta sicuramente semplice, quindi non impegnativa, però riesce a essere giostrata anche per look un po' più eleganti o comunque più formali. Poi invece da OVS ho preso della linea Baby Angel, che è la linea per ragazzine. Cioè, io ogni tanto mi trovo in imbarazzo di fronte a queste cose, ma mi piaceva, l'ho presa. Questa gonnellina, minigonna, tessuto molto molto fresco, trama prettamente estiva, molto fresca da indossare. Questa avrò intenzione di abbinarla a una magliettina nera semplice, ecco. Se vi piace la trama, sappiate che da OVS c'è anche il vestitino. Questa fantasia anch'esso era molto carino, infatti all'inizio ero indecisa, poi ho detto, ma va, sempre solo vestiti, io amo i vestiti perché li infilo
fili ed esci, non devi fare abbinamenti. Però in questo caso ho detto dai, prendiamo la gonnellina e giochiamoci, giostriamoci un top nero, una magliettina nera sopra. Posso dire anche il prezzo di questa, 14,95, sempre per la solita filosofia, il meno possibile, spendiamo il meno possibile con i vestiti, almeno i soldi ci avanzano tutti in trucchi. Poi in un banco fighissimo del mercato, un banco che trovate a Forte dei Marmi, diciamo che non è il classico banco del mercato con le robe buttate là, è proprio un negozio con alcuni abiti anche di lusso, ma è un banco del mercato di Forte dei Marmi, quindi se conoscete saprete che i prezzi sono un po' più alti e le cose sono anche molto più interessanti rispetto ai classici mercatini che troviamo in città, no? Io sono stata nella situazione più poraccia perché mi serviva un paio di jeans e poi mi ha colpito un vestito che vi faccio vedere. Il paio di jeans è questo, è bellissimo, volevo un paio di jeans chiari. Sapete che sfrutto tanto i jeans, soprattutto in questa stagione dove non c'è ancora tutto questo caldo, quindi la gamba preferisco tenerla coperta da un pantalone, e questi mi piacevano, mi ha colpito subito il lavaggio, il tessuto è molto elasticizzato, piacevole da indossare, questo è un jeans un po' 4 stagioni, però diciamo che mi piaceva. Abbiamo questi strappi che appena li laverò andrò ad allargare irrimediabilmente, lo so già, e la cosa che mi è piaciuta e che cerco io di solito nei jeans è la gambina che si chiude a sigaretta, mi trovo più a mio agio, mi vedo meglio, trovo che mi ingolfino meno, fatemi sapere perché io tipo esteticamente adoro i mom jeans, devono anche essere la roba più comoda del mondo i mom jeans, però poi non me li vedo addosso, mi sento goffa, intralciata, un rinoceronte con i mom jeans, quindi lascio sempre lì mom jeans e torno sempre ai miei modelli preferiti che sono come in questo caso lo skinny jeans. Un attimo di attenzione prego, sempre in questo banco del mercato ho trovato questo vestito, questo abito è bellissimo, l'ho pagato non ricordo se 25 o 30, il brand è Azara Paris, però sono certa che troverete modelli simili anche online e mi ha colpito moltissimo sia per il colore, perché è un bel rosa carne, un rosa un pochino più bruciato, ecco, non è il rosa maialino, ha un retrocolore quasi che tende al grigiastro, l'abito è lungo, fasciante, estivo, molto sexy, molto particolare, in uno dei miei tessuti preferiti che poi è la costina, hashtag costina, cioè ragazzi le costine negli abiti, che ci volete fare? Il mio chiodo fisso, è un bellissimo abito e come vedete la particolarità è che oltre ad essere un abito lungo fasciante ha questo ricamo sul seno che mette in enfasi il seno e questo spacco sulla pancia. La cosa simpatica è che un abito di questo tipo, se non volete che diventi troppo impegnativo, perché non è che tutti effettivamente hanno piacere di girare con mezza pancia fuori, potete fare come farò probabilmente io, ovvero girare e mettere la parte dietro sul davanti per un bellissimo vestito lungo con scollo marinara. Questo abito è veramente veramente interessante, mi piacerebbe abbinarlo con cose che ho già in casa, ad esempio questa pochettina che è molto estiva con queste nappine, questa da qualche anno reperita su un sito, molto economica anche lei, e le mie immancabili Steve Madden in color rosa carne, adoro queste scarpe, spero che non si rompano mai, sono tra le mie preferite. Intanto mi esce la vena fetish, oddio non dovevo dire fetish all'interno di questo video, io sono affascinata dalle robe in pelle, ma da sempre, Terra Nova, super economico, 25 euro, 20, 25 euro, Terra Nova colpisce ancora, sono entrata per comprare delle magliettine basic e sportive, sono uscita con un tubino in similpelle, mi sembra, guarda, è tutto molto coerente nella mia vita, non ho una doppia personalità, no, no, solo. Questo è l'abito ed è carinissimo, ora lo voglio provare in vostra compagnia, perché dovete sapere che quando io come taglia uso tendenzialmente la S, quando non ho voglia di provare le cose, cosa faccio? Prendo la M, perché è meglio una roba larga che una roba stretta, quindi preghiamo insieme e vediamo se questo vestito... Oddio, mi sembra largo. Questi sono quei vestiti per cui se sbagli la taglia lo prendi largo, effettivamente. È sempre il bidone della spazzatura. Sapete i bidoni quelli neri condominiali, eh? Quindi sì, forse avrei dovuto provarlo, vedere se forse la S era più congeniale. Ho preso anche da, in questo caso, Calliope a 9,99€. Questa magliettina
beige, colori da vecchia, sono tutti i miei, una magliettina a costine, molto molto semplice, una t-shirt con questa arricciatura sul davanti che dovrebbe fare molto teenager anni 80, praticamente è la stessa cosa che io faccio alla mia maglietta a manica lunga, le arriccio. Comunque qua c'è poco da dire, una magliettina semplice in cotone, di quelle il cui colore sbatte chiunque e dà 20 anni in più a chiunque. Io adoro questo colore, adoro anche dimostrare 20 anni in più, e no, mi piaceva. L'altro acquisto molto molto interessante, sempre proveniente da Calliope, è questo completino. Questo è molto carino secondo me, anche se non l'ho ancora provato, ho azzardato a prendere la S di tutto. Attenzione ragazzi, questo è un completino composto da magliettina un po' oversize corta con maniche larghe, quindi in perfetto stile sportivo, che ho abbinato a questa gonna che era lì vicino, quindi suppongo sì, erano già pronte, non è che ho fatto l'abbinamento del secolo. Questa è la rispettiva gonnellina, tessuto sportivo anch'essa, e mi sono immaginata questo abbinamento con o una sneaker bianca, una borsettina a tracolla, quindi perfettamente sportivo come outfit, oppure molto molto figo abbinarla a un tacco alto, quindi a un sandalo anche color nude. E veniamo all'ultimo capo. Pensavo di aver comprato di più, devo essere onesta, sempre tirchissima io ragazzi, sempre da Terranova, e io vi ordino di andare a vedere questi completini di Terranova perché costano pochissimo, 12,99 €, il tessuto è un cotone quindi fresco, si presta a essere utilizzato tutti i giorni, sono straversatili questi tubini di Terranova, io li adoro soprattutto su una fisicità un po' curvy, trovo dei capi molto versatili, io li utilizzo tutte le estati, li acquisto neri, verdi, insomma trovate tante fantasie. A questo giro ho preso questo con questo motivo floreale particolarmente estivo, sapete che amo anche i fiori, sono uno dei miei modelli preferiti perché riuscite a gestirlo sia per andare al lavoro per tutti i giorni con una scarpa da ginnastica, una ciabattina ultra piatta, un sandaletto piatto ma anche con tacco alto, costa pochissimo ed è in un materiale semplice alla buona, immaginatevelo però con un bel tacco alto, una borsettina, magari se avete una borsa un pochino più elegante, ecco, vestito che si presta benissimo a essere utilizzato anche in una serata estiva. Io amo indossare questi capi per tutti i giorni, per andare al lavoro eccetera, una volta poi rovinati me li utilizzo come abiti estivi da casa. Per oggi è tutto, io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia e fatto svagare, fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più, cosa di meno qua sotto, come mi stanno le cose, siate gentili che vi vengo a cercare a casa, e noi ci vediamo prestissimo, non scordate di starmi bene.